Angelo Blu, dalla Spagna, Tim Meibar, Simon Sayer. Buonasera, giudice. Tomovati, allora, dunque, una sola sconfitta, 12 fight vinti, vincitore del Champion of the Spain Junior e campione del mondo in Combat League, hai capito? E questo è imbattuto in Spagna, Simon Sayer Tuati. Eccolo qua. Facendo il suo ingresso nel ring del team Meibar e qui ci vuole il vostro Angelo Rosso, a soli 16 anni vincitore dei campionati italiani 2013, vincitore della World Cup 2014 e secondo classificato alla World Cup 2015, il pupillo del team Corifeo da vittoria, Jonathan Invernino! Centro ring per il clou della serata Italia-Spagna. Cinque round di 2 minuti per il K1 Rules, titolo europeo Combat League qui a Comiso. Angelo Blu dalla Spagna del team Meibar, Simon Sayer Tuati, una sola sconfitta, 12 fight 20, vincitore della Champions of the Spanish Junior e campione del mondo in Combat League Verona 2015, imbattuta in Spagna. Angelo Rosso, a soli 16 anni vincitore del campionato italiano 2013, vincitore della World Cup 2014, mentre viene messa in gran visione la cintura che adesso è posizionata al centro ring, dicevamo, Angelo Rosso, pupillo del team Corifeo Jonathan Invernino. Yeah.
E questi erano gli inni, facciamo un applauso forte, forte, forte a questi due campioni che stasera qui a Comiso combattiranno per il titolo europeo Combat League K1 Rules, 5 round, 2 minuti, 60 kg, dalla Spagna, angolo blu, Simon Sayer Tuati, angolo rosso, 16 anni, vincitore dei campionati italiani 2013, vincitore della World Cup 2014 e secondo classificato alla World Cup 2015, pupillo del team Corifeo da Vittoria, Jonathan Imberlino. Arbitro internazionale, la ring girl chiama l'arrivo del primo round con il cartello che segnala appunto l'inizio del combattimento, clou della serata per il titolo europeo Combat League. Grazie mille, senza tifo questa volta. C'è grande emozione da parte di tutti noi e facciamo sentire il nostro applauso, il nostro calore ai nostri atleti. Grazie, grazie, grazie a noi e tutta l'organizzazione, veramente. Pronti per il primo round, adesso voce agli arbitri e a tutto quello che succederà. E che vinca il migliore. Inizio. Finisce il primo round, applauso. Grande lavoro da parte dei due atleti, ricordo angolo blu, Simon Sayer Tuati alla Spagna, angolo rosso del team Corifeo, Jonathan Imberlino. Pronti per il secondo round. Grazie Nadia. Thank you.
i secondi pronti per il secondo round. Finisce il secondo round, applauso, facciamoci sentire, grazie. Fa il suo ingresso Kenya che porta il tabellino del terzo round, ricordo che l'incontro è su 5 round di 2 minuti ciascuno. Pensiamo anche a Kenya per il lavoro che ha fatto, pensiamo a Nadia in questa serata dedicata a questa disciplina straordinaria, titolo europeo Combat League. Angolo blu, Simon Sayer Tuati. Angolo rosso, team corifeo Jonathan Iberlino, pronti per il terzo round. Vengono chiamati fuori i secondi, pronti per il terzo round. Thank you.
Grazie, terzo round, applauso! Ecco che siamo pronti per il penultimo round, il quarto dei cinque previsti per questo titolo europeo di Combat League. Ricordo dalla Spagna Simo Sai Tuati del team Meibar, invece Angolo Rosso team Corifeo Jonathan Ivermino da Vittoria. Ricordiamo che a bordo ring gli arbitri stanno decretando il loro giudizio, che dopo sommando i punti decreterà il vincitore del titolo europeo Combat League. Italia-Spagna pronti, fuori secondi, pronti per il quarto round, applauso, grazie! Finisce il quarto round, applauso, grazie. Facciamoci sentire il titolo europeo Combat League, ricordo Angolo Rosso della Spagna, Simo Sai e Tuati. Angolo blu, Angolo Rosso, Jonathan Invertino. Invernino da Vittoria, vedete tutte, vai. Quinto round. Devo essere anch'io, eh?
Siamo pronti per il quinto e ultimo round. Angolo blu, Simo Sai e Tuati. Angolo rosso, Jonathan Inverdini. Quali secondi? Facciamoci sentire, applauso, grazie. Ultimo round. Signori, un applauso, grazie! Facciamoci sentire, hanno meritato sicuramente questa grande finale. Simo Sai e Tuati del team Beibar, angolo blu dalla Spagna, a 16 anni. Mi abbassi. Allora scusate un attimino, io adesso vi chiedo cortesemente, siete straordinari stasera, l'ultimo grande applauso a tutti quanti e a loro nello specifico, grazie. Adesso puoi andare con la musica, grazie mille. Oh, ringraziamo il già l'avevamo fatto l'applauso alle nostre manchette Kenya e Nadia, che sono qui, che hanno la cintura e chi il trofeo. Io voglio entrare dentro il ring, però non so se ho... mi fate fare sta cosa, dite. Oh, benissimo, io non devo combattere, devo tranquillo. Buonasera, hai capito? Bel combattimento, eh? Bel combattimento. Ecco, perfetto, ok, così ci sentiamo. Allora, Angelo, prima del verdetto io ti do il microfono, perché qui in migliaia stasera veramente hanno onorato sia il tuo lavoro del tuo team, ma sicuramente questa disciplina che sta avendo un grande successo in tutta Italia, ma anche è un qualcosa che sta crescendo giorno dopo giorno. Vai. Allora, innanzitutto voglio ringraziare il nostro sindaco, gli sponsor e tutto lo staff comunale
per averci dato la disponibilità di organizzare questo evento, nella speranza di riconfermarci l'anno prossimo. Poi voglio fare un momento per i ragazzi di tutta la serata, faccio i complimenti perché sono stati uno più bravo dell'altro, ma sapevamo già di avere dei buoni propositi, ci siamo impegnati, abbiamo lottato, come avete visto. Faccio i complimenti a MSR che è un buon fighter, abbiamo vinto noi oggi. Allora, non so se io un po' di inglese e spagnolo ci sono stati. Allora, tifi per il Barcellona o per il Real Madrid? No. Niente calcio, vabbè, parliamo, no, stiamo scherzando. Allora, vuoi ringraziare qualcuno? Ti sei trovato bene la prima volta che viene qui cioè a Comiso, in provincia di Ragusa? Is the first year to come? Little English, no? Quiero agradecer a este pueblo tan bonito de verlo, las personas verla, pero no verla. Hermano, que un corazón, familia mía. Beh, ha detto che si è trovato bene, vi ringrazio tutti quanti, si è trovato come se fosse la famiglia, di la sua famiglia, quindi un grazie a tutti coloro i quali l'hanno accolto in maniera particolare. Adesso è il momento topico, diremo. Io adesso guadagno il mio angolino che non è blu, manco quello bianco, quello fucsia che non c'è, e allora siamo pronti per il verdetto finale. Verdetto non unanime, vince angolo rosso. Ringraziamo tutti quanti, adesso arriva la bottiglia di spumante qui da Formula 1 in finale. Complimenti, applauso a Jonathan, complimenti veramente per il lavoro fatto dal team. Io vi auguro una felicissima serata.